Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Un'oscura ombra si è abbattuta sull'etere televisivo nel pomeriggio del 6 giugno, mentre il noto conduttore Alberto Matano ha gettato il pubblico in un vortice di terrore con una sconvolgente rivelazione sulla sua salute. La trasmissione in diretta è stata il palcoscenico del suo drammatico annuncio, che ha lasciato tutti sbigottiti. Ma prima di immergersi nel calderone dell'ignoto, Matano aveva lanciato una frecciatina avvelenata all'ospite Anna Pettinelli per il suo comportamento losco durante il programma. La donna era stata colta in flagrante con il cellulare in mano, compiendo azioni sospette dietro le quinte. Tuttavia, l'attenzione si è rapidamente spostata su Matano, poiché ha affrontato senza pietà il suo oscuro destino. Il problema di salute che lo affliggeva, di cui fino ad allora nessuno era a conoscenza, gli aveva arrecato notevoli disagi. Ma è stato durante un toccante momento, le nozze di una coppia affetta dalla sindrome di Down, che Matano ha mostrato una vulnerabilità struggente. Tra le lacrime, ha ammesso: «Ho già un problema e ora mi fate emozionare». Indossava occhiali scuri, un feticcio misterioso che nascondeva i suoi occhi tormentati, ma non ha voluto approfondire la natura della sua malattia. L'incertezza era palpabile, e gli occhi di Matano sembravano cerchiati di dolore e sofferenza. Le lacrime scendevano come una cascata silenziosa, forse causate dalle luci accecanti dello studio che gli perforavano l'anima. La scelta di proteggersi dietro quegli occhiali rimane un enigma da decifrare. Adesso tutti si chiedono se Matano ricorrerà nuovamente a quell'elusivo scudo visivo nella puntata di mercoledì 7 giugno, e se si deciderà finalmente a gettare luce sulla causa di questo inquietante problema di salute.